Buongiorno a tutti ragazzi, da Zebra. Sono contento che sono apatico, non sono legato a nessun calciatore, non sono legato a nessun numero di maglia principalmente. Sono legato solo alla Juventus, al nome Juventus, alla maglia, non al numero, alla maglia Juventus. Del resto non me ne frega un cazzo. E non mi interessa niente di quelli che professano amore nei confronti della Juventus. Ma in generale parlo questo, ragazzi, in generale. Io vi dico, non amate i calciatori. Non osannate i calciatori. Non è colpa loro. Loro fanno solo business. Per loro è un lavoro, non è il gioco del calcio più, è un lavoro. Chi mi offre di più, io ci vado. Questi giorni, in questi mesi, in questi anni, ci hanno fatto passare come Milinkovic-Savic volesse la Juventus a tutti i costi, volesse la Juventus come se non ci fosse un domani. Poi arriva una squadra di merda, perché la Lille, come si cazzo si chiama, è una squadra di merda, ma è piena di tanti di quei soldi che lo ha riempito e non ci è voluto molto a fargli cambiare idea. E quindi io cosa vi ho detto nello scorso video? Milinkovic-Savic alla Juventus lo sto sentendo da anni e non ci ho mai creduto. Non ci ho mai creduto. Perché la Juventus, se avesse voluto prendere Milinkovic, che l'avrebbe portato a casa. Da un sacco di tempo l'avrebbe già fatto. Per me erano tutte cazzate. Tutte. Che Milinkovic voleva la Juve. Cazzate, cazzate. Ve l'ho già detto, il mercato della Juve quest'anno sarà solamente liberarsi di quegli esuberi famosi e rimpiazzarli con qualche pedina di prospettiva. Chiamiamoli prospettiva. Chiamiamoli di prospettiva. Non cambierà molto questa squadra. Con Massimiliano Allegri vedrete che campionato faremo. Ne vedremo delle belle, ne sentiremo delle belle. Non ne sono così convinto che sarà diverso rispetto alla scorsa stagione. Poi passiamo un attimo a Pogba, ragazzi. Pogba che è tornato, ha visto le strutture, però si parlava amore per la Juventus. Amore per la Juventus. Appena sentito 100 milioni. Questo amore sembra quasi svanito dopo che la Juventus, forse ve l'ho già detto, forse è la Juventus stessa che vuole cambiare, è la Juventus stessa che vuole spingere Pogba ad andarsene, pur di liberarsi di quell'ingaggio. Perché credo che prima di liberarsi di quell'ingaggio non crede più nel calciatore. Bisogna vedere se ci ha mai creduto nel calciatore effettivamente, ma non crede più nel calciatore. Ma io non mi aspetto il passo dalla Juventus, ma me lo aspetto da Pogba. Cioè, visto che faccio così schifo, non ho giocato per un anno, mi avete pagato lo stipendio, ben preciso, preciso, belli, tranquilli, a fion di milioni di euro, almeno fai la parte che vuoi rimanere. Ora, andrà via effettivamente? Si farà un periodo alla Juventus e poi andrà lì. Bisogna vedere gli accordi che lui ha già preso. Può essere che lui il campionato lo comincia con la Juve e poi decide di spostarsi. Lì, secondo me, ci andrà. In un modo o nell'altro, i tempi non si sanno, ma ci andrà. A questo punto si parlava di un sacrificio di Rovella, un sacrificio. Se dovessi sacrificare qualcuno è proprio il Pogba.
Vai, mi tengo Rovella. Sicuro è più integro. Sicuro giocherà a calcio. Sicuro può giocare a titolare. Ma non guardate più nessun calciatore con gli occhi dell'amore. Lo stesso Vlahovic. Ragazzi, lo fanno tutti per soldi. Ma non è una colpa, occhio, questo lo farei anch'io. Proprio per questo noi aspettiamo e vediamo quello che arriverà. Se farà bene, bene, punto. Se farà male, si criticherà, come abbiamo sempre criticato la società. Ma anche i calciatori faranno le loro scelte e noi giudicheremo dalle loro scelte e dalle loro prestazioni. Punto. Ragazzuoli, come sempre vi invito a iscrivervi al canale, lasciate un bel like e ci vediamo alla prossima. Un saluto da Zebra. Ciao. Ma quel